Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cats. Lasciate tanti mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e incominciamo la nostra partita di oggi. Cerchiamo di arrivare almeno a 100 like per questo video ragazzi, ho visto che ci arrivate molto volentieri. Allora, andiamo. Prima di tutto la lega è terminata e non ce l'ho fatta con la promozione perché non sono stato a casa, quindi ci regalano una schifosissima chest di legno. Ok, robina che esce da dentro, classica, 3 stelle, 2 stelle, bruttissimo. Poteva venire meglio. Il tuo mezzo ha rottamato 30 avversari mentre non c'eri e 2 sono saliti, ok. Sono tredicesimo in fase 8, mi sa che devo fare qualche uccisione. Allora, vediamo un po', andiamo a prenderci la roba del nostro sponsor. Una motosega, un'altra lama, un laser 3, questo è ottimo. Un cerchione, un volano, 3 stelle, un bellissimo furtivo, però c'ha 2 supporti e non mi piace solo per quello. Ok, un bonus energia, buono, buono, buono. Andiamo ad aprire l'altra robina. Altre casse! Un giglione. Un missile 3, wow, 130 di danno, fantastico. Lama. Beh, qualcosa c'era di buono e qui ci serviva. Ok, andiamo ad aprire lui che c'ha le 3 coroncine. Lama. Un classico molto fatto male. Un cerchione 3. Un furtivo doppia arma. No, non ci piace. Siamo abbastanza sfortunati con le scocche noi. Ok, allora. Trapano 4 stelle. Wow, sarebbe bellissimo. Una lama 4 stelle. Un furtivo doppia arma 1 stella. Un veliero doppia arma e supporto. Come piace a me. Più o meno come quello che abbiamo adesso. Bisogna vedere la differenza. Ok, direi che vado a farmi qualche modifica e vediamo un po' che riesco a inventarmi. Ti ho guardato diversi video per aprire anche la scatola, quella da 6 ore, perché volevo trovare un pezzo specifico, perché se no non mi bastano le energie. E non l'ho ancora trovato neanche così, scommetto, vero? Mi serviva un bellissimo turbo in avanti e non mi è capitato per niente, non c'è verso. Mi è capitato repellente su Titano. Porca miseria, mi serviva perché c'avevo la cosina che praticamente girava come mi avete consigliato voi l'altra volta e quindi non lo posso fare, dovrò fare sacrifici per fare la strutturina nuova. Ok ragazzi, ho fatto un po' di cambiamenti al mio macinino, adesso ha un bellissimo muletto, però ha meno danni sul laser perché ho messo il laser energia 7 e non energia 9. Abbiamo cambiato appunto il nostro veliero che adesso abbiamo, quello col supporto frontale per il muletto, e 2 ruote uguali perché è più equilibrato. Abbiamo 840 di vita, 359 di danno e andiamo a provare a fare il campionato. Già eravamo sesti, però vogliamo tirare ancora più su. Ce la faremo? C'è gente molto potente. Thomas muore e questa è una buona cosa. No, il salterino! Quanto non sopporto i salterini, regà. Non li sopporto. Allora, vediamo un po' se riusciamo a sbatterlo al muro. Vai! Wow, giusto a pelo. No! No, missile laser no. Ah, quanti danni ci ha fatto. Doppio laser. Oh, questi sono potenti, raga. Ok, Cavazzi ci potrebbe fare neri. Infatti ci fa neri. Sempre per questione di danni. Ok, Buster lo dovremmo uccidere. Non ce la facciamo per niente. Ok, vediamo su Wolf. Anzi, Walk. Walk muore, perfetto. Quindi saliamo di classifica in confronto a prima. Lord Azazdob. Vediamo un po'. Ci ammazza. Ai, la volta precedente l'abbiamo ammazzato noi. Ok, ci ha ucciso anche Zino. Rocknor. Questa volta lo uccidiamo noi di cattiveria. E Rudy. Ok, muore. Questo è quello basso, dovrebbe morire perché non ha abbastanza vita in confronto ai nostri danni. Rengar Pro. Mi sembra che è morto anche la volta precedente, vediamo un po'. Perfetto, va giù. Abbiamo fatto fino adesso 7 vittorie. Ah, laser sul naso di Nuker. Ok, ne abbiamo fatte altre 3 medaglie. Vediamo in che posizione sono. Mi sono spostato dalla sesta posizione a prima posizione. Anzi, a seconda, scusate, perché Walk è primo. Ancora abbiamo da lavorarci un pochino sopra. Voglio vedere se riesco a fare qualche altro cambiamento. Intanto controllo qualcos'altro. Ragazzi, voglio provare un approccio diverso con una retromarcia che mi dà più tempo per sparare e meno contatto fisico con i nostri avversari. Vai, ci riproviamo, siamo secondi, vediamo se riusciamo a salire almeno primi. Ok, questo tanto ci uccide lo stesso perché la distanza ci rovina. Senors è lo stesso doppio laser, quindi ci massacra lo stesso, non ce la facciamo. Questo riusciamo a sparargli, a tirargli qualche colpo in più, ma è sempre più forte lui.
Buster, almeno non abbiamo toccato la sua lama all'inizio, ma ci riesce a fare lo stesso più danni. E questo non so perché si è elevato la ruotina e si è messo basso, proprio perché aveva paura di essere più forte. Ok, vai. Ammazza anche Zino. Ok, in questa maniera con la retromarcia senza il supporto del muletto ci ammazzano quasi tutti. Quindi abbiamo capito che non è questo l'utilizzo. Oh, guardalo, questo è tornato a retromarcia. Ai ai ai. Eh no, in questa modalità perdiamo molto più facilmente. Come potete vedere, il muletto è molto comodo. Ok, abbiamo ammazzato Thomas. Vediamo un po' se riusciamo a ammazzare Rengar Pro anche in questa maniera. No, in questa maniera perdiamo noi. Ah, il salterino però ce lo lasciamo alle spalle. Anzi no, ce lo troviamo sopra. È ancora peggio. Questa volta potrebbe morirci. Sì, infatti c'è morto. Aia, aia, c'aveva lo sprintone con laser, però muore. Ma perché lo sprintone con laser poi? Ok, Wulk, che è il primo in classifica, è vivo ancora. Allora, ne abbiamo vinte 6 rottamazioni, ne abbiamo perse molte più della volta passata, quindi il metodo migliore è il muletto. Ok ragazzi, mi sto aprendo un'altra scatola ordinaria perché voglio trovare qualcosa di veramente buono. A parte il missile qua che era stupendo. Un masso molto particolare però con 10 di energia, una stella sola furtivo uguale, non è eccezionale. Un altro veliero stella sola, quindi niente di veramente comodo. Visto che ci stiamo, io adesso mi faccio qualche rottamazione ragazzi con voi e poi ci salutiamo. Vai, andiamo a vedere l'efficienza di questo robottino nelle rottamazioni. Tu ci massacri, aia. Walter, facci vedere cosa sai fare. Aia, ci ha ammazzato anche Walter. Ehi, signor Lenchman, vuole morire almeno lei? Oh, per fortuna, almeno uno. Ehi, Freeman, aia i danni che faceva Freeman. Per fortuna non ci ha toccato. Ciao Tuli senza ruote. Perché senza ruote ho 280 di vita poi? Ciao Forster, poverino Forster. Ehi signor Ger, lei è la mia quinta corona, dai, vadi. Ai ai ai. Mi ha massacrato. Ehi ciao Neville, come ti chiami? Lì c'è mori tu, pochi danni ci avevi. Ciao Bastien. Guarda le botte, prende Bastien. Abbiamo Mac Pearson, come ti chiami, non lo so. Non avevi abbastanza danni e manco vita. Ehi Nial, tu mi potresti fare male perché hai messo la motosega. Oh, quanto può far male. Ok ragazzi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Era un pochino più moscia del solito perché non ho nerdato abbastanza per ottenere pezzi leggendari come mi sarebbero serviti e neanche dei pezzi decenti usciti dalle casse. Ho fatto solo un cambio di struttura, però effettivamente non è ancora abbastanza potente per competere con gli altri. Va bene ragazzi, spero vi sia piaciuta comunque questa puntata. Lasciate tanti mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima.